A 7 chilometri dalla città di Lebane, nella Serbia meridionale, si trova la grandiosa Zaričin Grad, che il potente e saggio imperatore bizantino Giustiniano I di Bisanzio innalzò nel VI secolo vicino alla sua città nativa. Questo celebre regnante dell'Impero Romano d'Oriente, uno dei 17 imperatori nati sul territorio dell'attuale Serbia, regnò in modo sovrano per 38 anni. Viene ricordato per il tentativo di rinnovare e rafforzare l'Impero Romano d'Oriente, per il Corpus Iuris Civilis e per l'immenso amore verso sua moglie, bellissima ed ambiziosa Teodora. Il suo amore non fu minore nemmeno verso la grande città che innalzò nella patria, sui versanti del Monte Radan, dove nacque nel 482 come Flavio Pietro Sabbazio. In quella città furono poste le basi della cristianità nei Balcani. Giustiniano fu proclamato santo e la Chiesa ortodossa serba lo festeggia a novembre. 3 anni dopo la coronazione, nel 530, Giustiniano torna da Costantinopoli nella sua patria, dove inizia su 40 ettari la costruzione della Giustiniana I, città di strade larghe e lastricate con piazze e fontane, palazzi, chiese, bagni e termi, affreschi e monumenti. Zaričin Grad è un complesso ben conservato con 9 chiese, la città superiore in cui vivevano i nobili e il clero e la città inferiore abitata dai plebei. Sul punto più alto della Giustiniana I Acropoli si trovava la sede dell'amministrazione della chiesa e il complesso del palazzo episcopale che, secondo i più alti standard edilizi dell'epoca, si riscaldava con l'aria calda attraverso le installazioni sotto il pavimento. Lì si trovava anche la basilica con la cripta, nonché la grande chiesa, una delle più monumentali costruzioni sacrali bizantine nei Balcani. Sulla vita a Zaričin Grad sono state conservate le annotazioni dello storico avvocato e letterato bizantino Procopie di Cesarea. Bisogna dedicare particolarmente l'attenzione al dato sull'esistenza dell'officina per la lavorazione del vetro, nella quale fu costruito il più gran mosaico in Serbia. La Giustiniana I viene visitata da 10.000 turisti l'anno e questo numero cresce costantemente grazie al nuovo itinerario turistico intitolato La strada degli imperatori romani. Ci sono tante cose da vedere e con le storie raccontate dalla guida e un po' di fantasia si può arrotondare l'immagine sulla vita di una volta. Gli scavi iniziati verso la fine del secolo scorso durano tutt'oggi. Negli ultimi anni agli archeologi serbi si sono associati i colleghi francesi che sono incantati da Giustiniana I e al progetto partecipano le università di Parigi, Strasburgo e Turku, nonché il Museo Louvre. Le ricerche sono costose e i mezzi non sono sufficienti, nonostante il denaro stanziato dalla Cassa Statale della Serbia e l'aiuto dell'Unione Europea. Scherzando, gli archeologi dicono che sarebbe bene se trovassero quella carrozza imperiale d'oro rimasta bloccata nelle rovine di Zaričin Grad, quando, soltanto 8 decenni dalla costruzione, la città fu distrutta nell'attacco dei barbari.